canale. Salve Salvini. Allora, siamo qui davanti a voi alle 6 di pomeriggio, dopo essersi alzati alle 4, aver affrontato un turno in fabbrica, non aver dormito lui, io ho dormito, dovevo riposare. Sì. E non ci perdiamo l'occasione per farvi un video sui giochi di ruolo. Un bel video informativo su tutto quello che sta per uscire e uscirà durante l'anno sui giochi di ruolo. Quindi, so che fosse un po' fuori luogo, ma siete ancora in tempo per chiudere il video se non già avete tanti soldi, perché qua mo partono i cash brutti. Allora, brutti. Allora, lui non sa nulla. Esatto, e oggi per la prima volta mi sono armato di smartphone. Sì, perché visto che parliamo di giochi di ruolo, quindi di manuali, io li citerò, lui li googla, vedrà delle immagini e poi vediamo la sua reazione. Se non li so, non li so. Poco tempo fa c'è stata la NIDCON, che in pratica è uno streaming della NID Games, che produce o comunque importa la maggior parte dei giochi di ruolo qui in Italia, in cui, tra le altre cose, ha annunciato tutto il suo catalogo. E io ve lo dirò adesso, ve lo mostrerò. In più, D&D si è sbloccato, D&D in Italia e nel resto del mondo si è sbloccato, e quindi parleremo anche di questo. E per il Political Correct, vedete un link, ve lo metto in descrizione, di noi che ne abbiamo già discusso e ho sbloccato. E ci sto. Chiedo scusa. E infine qualche Kickstarter novità, che anche lì, belle cose. Quindi, ma sempre insomma, il gioco di ruolo? Sì, sempre solo il gioco, quindi abbiamo tanto quindi, da qui. Quindi mi toccherà fare anche un Kickstarter, lo capisco. Sì. Allora, partiamo quindi. Iniziamo con i titoli della NID Games. Allora, quelli che vi citerò adesso sono quelli in uscita nei primi 6 mesi. Quindi, freschi. E il primo che esce proprio, qui ce l'ho scritto, a metà marzo, fine marzo, quindi questo mese, è il regalo che farò a Gianluca. Spoiler. Sì, perché tu... Quindi mi tocca comprarmelo. Tu hai ricevuto un bel regalo a Natale. Sì, che se ce la faccio in sovraimpressione vi faccio vedere il regalo, mi ha fatto un bellissimo, ve lo consiglio. È fantastico, una figata. Fa parte della linea Need Help, della Need Games, e esce il secondo manuale, per così dire, di questa linea, che è... Ho messo a comprarlo, vedi? Che è, lo avevamo anche già citato una volta, come scrivere avventure che non facciano schifo. Quindi è per io? Tutti quei DM che vogliono scrivere delle avventure. Secondo me Gianluca ti si offende. No, dire che le mie avventure fanno schifo. Può essere, ma nonostante il titolo possa sembrare insomma un po' troll, e lo è, come posso dire? Le basi. Sì, è incentrato più che a dettarti come tu debba scrivere un'avventura, a darti dei consigli ben precisi su come ad esempio costruire un villain. O come inserire i personaggi all'interno di uno scontro o di un incontro, quando ad esempio devi andare a fare la classica parlata con un re o una regina. Tutte queste cose qui, proprio queste chicche. Me ne compri due, ti ridò i soldi del secondo, grazie. D'accordo, anche perché lo vorrei sfogliare anch'io. E tra l'altro ci sono i consigli di scrittori di D&D. Cioè, questo manuale è forgiato sì. Non dal primo tizio che passa. Non da me. Come fare un dungeon, come fare una descrizione di un personaggio, o addirittura, che io non ci ho mai pensato, ma è vero, come usare gli odori e i 5 sensi. Esatto, no, ti giuro, questo è una... Cioè, sono master di 15 anni, eppure ancora qui becco. Nelle descrizioni mi mancano i dettagli, ecco perché questo manuale... Questo manuale sa da fa e dovrebbe girarsi intorno ai 35 euro. Cazzo. Qui sopra, qui... comparirà la cifra che io spenderò dopo questo video seguendo i manuali. Questo lo compro, sante, 35 euro. Allora prepariamoci. Allora, poi amo, non ti deprimere tu lì fuori, se è andata. Perfetto. Allora, abbiamo detto che riparte di D&D 5.0, sì. E avrò, citerò dei manuali che espandono le ambientazioni della 5.0. Beron, ne abbiamo parlato, esce proprio sto fine mese, comprato, quindi già 35 più 50, 85. E per Eberon non è finita qua. Ricordavi, sempre per 85. Andiamo con l'ordine. Ad aprile esce Historia. Allora, Historia era un Kickstarter, mi sono andato a informare. Se vuoi googlarlo, vuoi vedere com'è. Particolare, per la NID Games uscirà, oltre che Historia manuale, avremo anche un'edizione deluxe con una copertina particolare e uno schermo del master. In pratica Historia è un'ambientazione, un setting dark medievale,
della 5.0 in cui però tu giochi dei personaggi antropomorfi. Non mi piaceva questo, l'ho seguito, sì, l'ho dato un'occhiata. Ve lo faccio breve, avete presente il cartone animato della Disney Robin Hood? Sì. Ora i disegni non sono come quelli, però giocherete tipo la volpe, il tasso, tutti questi personaggi qui, ma in un mondo dark fantasy oscuro, cattivo, cioè proprio spietato, che ci semina e ci smazza di brutto. E so che comunque... Ho un mastino con un'armatura completa e una spada lunga, per farvi capire. E so che comunque interessava parecchio. Quindi abbiamo questa ambientazione. Poi, serie Warhammer, un'uscita a fine marzo di Warhammer Fantasy, il nemico dell'ombra e il compendio nemico dell'ombra. La Need Games, che ci porta di bello di questi manuali, le versioni limited, che sono delle versioni sbilucicose, veramente veramente carine per chi naturalmente gioca Warhammer, non siamo noi interessati. E per fortuna è pezzo qui non avendo visto, sì, bello, però qualcosa devo dire di no, se no. Parliamo di Warhammer Fantasy, avventure a Uberscare, se non mi sbaglio che si pronunci, non ne sono sicuro, più uno starter set a fine marzo anche questo. Ok. Quindi. E poi io qua ci ho detto l'ho piazzato. Ma che cos'è questo? Molto lo vengo. Cos'è? Che porta? Allora. Nella 5.0 abbiamo detto che sta per uscire Eberron. È chiaro, ho già detto, già comprato. Il creatore di Eberron, ovvero Kate Baker, che poteva farsi i cazzi suoi in questo momento perché noi abbiamo una vita. La Wizard non gli ha concesso, tra virgolette, di crearsi un manuale e di produrlo. Cioè loro non lo producono questo manuale. E allora lui ha detto, va bene, ci penso io, lo produco da me, lo faccio io. E quindi in Italia, grazie alla Need Games, arriverà Esplorando Eberron. Un manuale, non so di quante pagine, sulle 200, sulle 300? Interamente scritto dall'autore, che riguarda interamente tutta la lore di Eberron. Cioè, è come se la Rowling facesse un manuale su tutto il mondo di Harry Potter. Cioè, chi ha creato quel mondo vi fa un manuale su quel mondo. Allora, fighissimo, però dico di no. Solo che ho paura che questo sia un manuale che poi fra un anno non lo trovi più manco a pagare oro. E questo è il problema. Perché lì raccoglie tutto Eberron. Vi ricordo che Eberron è un'ambientazione che comunque è già circolata un po'. Parliamo, se non mi sbaglio, dalla 4.0. E lui lo riassume tutto quanto. E quindi non è male. C'è solo un inghippo. È che si stampa su DMS Guide, ovvero non è che lo compri dallo store della Nintendo. Loro ti rimandano al PDF, ma anche il cartaceo. Loro lo traducono nella Nintendo, tu puoi fare il print on demand, cioè te lo stampano in America e te lo inviano qua in italiano. Quindi c'è, ma non c'è un non prezzo, lo puoi comprare. Vediamo, mo decido col prezzo. Il prezzo non c'è ancora, però penso che spaliamo più o meno, penso che sarà sulle 30, 40, 50, se ti conti le spese di spedizione. Non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Io non si pagherà la dogana. Io un po' sono interessato, ma dovete com'è. Vabbè, vediamo, rimando. Rimaniamo sugli 85. Oppure c'è il PDF. Oppure c'è la versione PDF. Vabbè, vediamo. Ci si può pensare anche qualcosa. Poi maggio. Cyberpunk, ci andiamo subito, visto che tu hai le prime cartucce. Da qua, c'è i mezzi, e questo sono altri soldi, quindi... Cyberpunk è il manuale, Esatto. Cioè, sì, manuale, base, Cyberpunk, tutto quanto, 450, cioè non so che manuale, che... Quindi, Bibbia, tipo, quindi 50 euro sicuri, saliamo a 135. Ah, tra l'altro, ne parlavamo precedentemente, 110 pagine sono solo di loro. Vabbè, serve anche per capire l'ambientazione, per gente come me che... non era appassionata, si è appassionata dopo l'uscita del videogioco, deve acculturarsi, deve espandere i propri limiti. Mi ricordo che è uno dei cinque cardini, no? C'è Vampire Masquerade, D&D, esatto. E poi c'è Cyberpunk, è uno dei cardini proprio a livello di GDR, e Cyberpunk Red è il prequel del videogioco, esatto, del 2077. E quindi, se vi è piaciuto, se volete, esatto, andate a comprare. Maggio. Poi, Norse Grimore. D&D 5.0, ambientazione vichinga. Tutta l'ambientazione vichinga che vi è sempre piaciuta, vi è sempre incuriosito, è stata fatta manuale per la D&D 5.0. In pratica inserisce tutta la lore vichinga, tutti gli dei vichinghi, con i dadi vichinghi, dadi runici, alfabeto runico del norreno. Questo io ve lo farò vedere anche da ragazzi. Vi piace la tradizione scandinava? Volete farci un setting da 5.0? Questo è il manuale che fa per voi. Ragazzi, è bello.
Io te l'ho detto. Avendo il contatore adesso sopra. Segniamo i soldi. Era un Kickstarter. Sì, sì, la Neat Games ce lo porta in Italia. Ed è veramente bello. Non vi preoccupate, metterò immagini di tutto quello di cui vi stiamo citando. Poi, prossimo. Aspetta, 50 euro pure questo. Non lo so, non c'è ancora il prezzo. Ah, beh, fermiamoci sui 50 euro. Grandi manuali che quello, già mi sento male. 185 euro. Perché questo è bello, ragazzi. C'è anche la versione deluxe. Con la beh, rotti il cazzo. 185 euro e basta. Poi vediamo. Poi, questo pure che non te lo vuoi comprare. L'avevamo già citato anche questo in un precedente video. Zombicide Chronicles è ambientato per il setting di Zombicide della seconda edizione. In pratica, questo gioco di ruolo si lega al gioco da tavolo e il gioco da tavolo potrà essere utilizzato sul gioco di ruolo. E qui è un gioco di ruolo a tema Zombicide, con l'esperienza che è legata ad esempio a quella del gioco Zombicide. Ho visto, non ci pensiamo. 230, avanti. Sì, no, purtroppo esci 2.30. Beh, perché 2.30 senza contare che cacciano 100 euro per Zombicide seconda edizione, quindi forse 2.30. Quando è Zombicide Chronicle? Verso settembre. Ma per il tempo, dai, la 14ª per settembre, è andata bene. Adibita. Poi, sempre per marzo, abbiamo Le Leggende dei Cinque Anelli, un gioco di ruolo per stile. Fortuna non ce ne frega niente. Corti di Pietra e Abbraccio d'Inverno, io vi cito se vi piace. Sì. Dovrebbe essere stile Kung Fu, sì. Più che altro è Cina, Giappone, con quel setting lì orientale. Quindi se vi piace, io ve lo cito come con Warhammer. Poi, verso fine estate, abbiamo questa cosa che è veramente molto carina, se ci pensi, che è Cthulhu Confidential. Gioco di ruolo per due persone. È sviluppato in questo modo. Sono due giocatori, uno mastera e l'altro gioca, in cui ci sono quattro scenari. Ogni scenario ha un personaggio già creato e è un investigativo, in pratica andare a soldone è un investigativo, in cui tu ti muovi all'interno di, ad esempio, una New York degli anni 30, entità soprannaturali che cercano di assoggettare il mondo. E tu, come investigatore privato, cose così, devi ritrovare... magari non sono per quelli da due persone in generale, ma... È un esperimento che non è niente male, però, in effetti. Soprattutto sotto questo periodo, almeno qualcuno che gioca di ruolo può sfruttare meglio la situazione giocando a gioco di ruolo due, perché arriva una cosa che io mi ho preso un infarto. Quando tocco, scusa? 2.30. Allora, ti ricordiamo. Continuiamo con, tra l'altro, l'incredibile Warhammer, però la versione quella epica, Age of Sigmar Soulbound, dovrebbe uscire a settembre, perché di Warhammer ce ne sono un'infinità. Allora, c'è un Kickstarter in questo momento. Già si sente la gola secca. C'è un Kickstarter molto particolare. Perché non ho ritirato in banca, appena facevo così quei soldi. Appena questo Kickstarter finirà, la Neat Games lo porterà quasi in contemporanea in Italia. Oh, figo, questo già mi piace. Anche qui, se non mi sbaglio, parliamo di settembre, fine. Comunque verso la fine dell'anno. Nel 2011 uscì The One Ring. Oh! Già. E nel 2021 esce la seconda edizione di The One Ring. This was the first reaction. Shock. Setting del Signore degli Anelli, finalmente qui da noi. Oh. Cioè, la prima edizione costava 100 euro. Eh sì. Che, allora, ricordiamo che la cercavamo. Sì, ma qui lo compro pure, qui ci aggiungiamo tutti. Lo aggiungete anche voi a casa, lo so. Allora, spieghiamo per chi non lo sapesse. Allora, l'unico anello era in italiano. Sì, bellissimo. Sì, The One Ring. Allora, esiste Le Avventure nella Terra di Mezzo. Le Avventure nella Terra di Mezzo è un Signore degli Anelli improntato alla D&D, molto meno, sì, però un po' più scollato rispetto a Tolkien. Esatto, capito? L'ho giocato di Argusta, bello, carino, però dici è diverso. Invece questo, The ragazzi, l'ho provato una fiera. The One Ring è il Signore degli Anelli, però non è lo stesso, esatto, non è lo stesso sistema. No, si discosta, è tutto a sé. C'è figo, c'è la pelle d'oca, c'è, guarda! Però che cosa ha di bello The One Ring? Che voi dite, che cosa... Allora, innanzitutto, ambientato verso la fine della terza era. Vi ricordate il momento di Frodo? Frodo, sì, che sta per... qui è 70 anni prima. Ci sono personaggi... Di Bilbo.
Sì, ma non solo. Ma non solo. Col padre di Frodo. Io ho letto, ad esempio, Drogo Baggins. Con personaggi, ma questi personaggi sono inventati. No, questi sono personaggi di Tolkien. Perché bello di The One Ring è che poi sono pieni mani da Simarillion. Da Simarillion si chiamava. Da lì da preso. Va a pescare, non si inventa, non è, si discosta dalla versione di Jackson dei film, va proprio al cuore pulsante, i libri di, tu hai citato prima, Bilbo, dello Hobbit, del Signore degli Anelli e del Silmarillion, pesca lì a piene mani, con un cover delle regole tutto suo, ma non è finita qui, perché c'è il manuale, poi c'è lo starter set con un set di dadi bianco che è per i giocatori e un set di dadi nero personale che è per... Signor Oscuro, che bello. Poi ci sono. Quando hai detto questo a settembre? Poi ci sono. Ma non è finito, poi ci sono. Mappe, volume delle avventure, tre manuali. Master, manuale sui giocatori. Tutto questo che può essere anche accorpato sul manuale unico The One Ring. Le ambientazioni. C'ho un attacco di panico, raga. Un manuale di sole, ambientazioni e mostri. E l'ambientazione di partenza sarà Gran Burrone, la Contea, tutto l'Eriodon. E Gaetano dobbiamo giocarlo. Speriamo che finisce questo Covid, cazzo. Questo io lo compro. Cioè, questo io lo compro. Ma è un Kickstarter, hai detto? In America. Qui da noi lo portano in Games. Ma io volevo fare Kickstarter che costava un po' di meno. Va fa' culo. C'è tra l'altro la versione deluxe, eccetera. Vabbè, su carta. 3,30, 100 euro. Ma non c'è, secondo me non ci basta, sarà 150. Io sono convinto. Oh, già si sa. Ho appena iniziato. Oh no, il prezzo non si sa, manco. Ok, quindi 3,30 a rimanere bassi. Andiamo avanti, andiamo, tieni. No. Oddio. Allora, poi. Tu parlavi prima, a me mi esce il Signore degli Anelli, ma ben più poi mi esce Fabula Ultima. Prodotto dalla Neil Games, Fabula Ultima, novembre-dicembre, quindi verso fine anno, è il gioco di ruolo che racchiude a sé tutti quei videogiochi come Final Fantasy, Dragon Quest, tutti Japan RPG. Voi avete amato tutti questi giochi, da questi Japan RPG? Persona mi viene da citare, ma ce ne sono tanti, Bravely Default. Bene, adesso c'è il gioco di ruolo che racchiude tutto quanto. Tra l'altro la Neat Games, adesso è uscito, l'ho citato prima, Bravely Default 2, ci ha fatto un setting apposta che potete andare sullo store della Neat Games, un PDF, e giocarci. Questo gioco di ruolo è settato per tutte quelle cose che avete sempre voluto fare, tipo Final Fantasy 7, Final Fantasy 8. Ora lo potete fare come gioco di ruolo. Lo salto perché i Japan RPG sui videogiochi durano 100 ore, non c'ho tempo. Questo lo salto, non c'ho tempo, però è bellissimo. Io lo comprerò e tra l'altro quando... Ti ci farò un'avventura sopra. Sì, è settato tutto con... quando tu vai a scontrarti un boss su Final Fantasy, lo hanno riportato sul gioco di carta. Cioè, ma non deve essere bello. No, non lo faccio. Io... Sto provando a convincermi, no, e sì ma no. Sì ma no, perché no, forse... No, cioè, il problema è a 3,30, ragazzi, e vabbè, poi 3,30. Vorrei rimanere, speravo di rimanere sotto i 300, non ce la faccio, già sta 3,30. Oh, è brutto. Poi, non lo finisco, siamo a metà. Old School Essential. Quest'anno si placa, perché è un momento, è uscito tutto, e deve arriverà l'anno prossimo, perché c'è un Kickstarter che dovrebbe partire a breve, quindi con manuali che si proseguirà, perché è sua iniziata. Abbiamo fatto un video riguardo che spiegavamo tutti i nemici di D&D. E abbiamo solo avventure per quest'anno. Ve le cito. L'avventura di Xanadu, sono tutte avventure, quindi se volete che vi piace, giocate a questo setting, sono consigliabili. Le grotte incandescenti, le sale del re sanguinario e l'isola del mago risonante. Vi ricordo che Old School è il Dark Souls di D&D, quindi queste avventure qui sono settate per sciattare. Morì, cioè, sono cattive, parliamo di cose toste. Per fortuna l'ha comprato lui, io non le devo comprare, 3,30. Però non so, vedrò forse una mia. Poi, The Seven Sea, anche questo è uno dei giochi di ruolo più famosi. Sì, per fortuna l'ho saltato. Non lo abbiamo noi, però è molto bello, ne hanno detto, sì. Sembra molto bene. Esce Terra dell'Oro e del Fuoco da qui a fine anno. Tra l'altro dovrebbe chiudere il setting di Seven Sin, se non mi sbaglio con questo Line Games ha finito, è arrivato a pari, e è anche questo ambientato nelle regioni arabiche. Sì, sì.